Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: oggi è un altro giorno destabilizza la diretta. Una frase di troppo scatena lo so chi in studio. Quando c'è lei meglio allarmarsi. Sono quasi rientrati tutti al proprio posto di lavoro. Anche la trasmissione Oggi è un altro giorno ha riaperto i battenti ed ha avviato la programmazione quotidiana. A capo anche quest'anno è stata riconfermata la bravissima giornalista Serena Bortone. La bionda redattrice è una maestra nelle varie interviste dei suoi ospiti. Affabile, gentile non è mancata però di combinare anche qualche gaffe. Non tutto va sempre liscio come l'olio, ma la professionalità le scorre nel sangue. Il format ha già iniziato a mietere successo. È proprio nella puntata di ieri è stata ospite un personaggio molto noto alle cronache. Ribelle e anticonformista, sul divano del programma della Rai si è seduta Rosalinda Celentano. La secondogenita è figlia d'arte, come ben noto dal cognome, il papà è il famoso molleggiato. Oggi è un altro giorno con la ribelle di casa Celentano. Il suo discorso rasenta l'immorale. Adriano Celentano e la moglie Claudia Mori hanno accettato tutte le stramberie della figlia e il suo coming out. Rosalinda non ha mai avuto un rapporto eccezionale con il padre, ma ammette che ora le cose vanno lievemente meglio. Durante l'intervista Serena Bortone non è sembrata a suo agio. Di fronte alla bravissima attrice ha enfatizzato su alcuni punti. Hanno chiacchierato del più e del meno e Serena si è soffermata sul suo rapporto con l'aldilà. Rosalinda ha risposto che per tanti anni a causa della depressione ha vissuto il timore di morire da un momento all'altro. Una brutta amica che l'ha fatta compagnia fino a quando non è riuscita ad uscire dalla dipendenza dell'alcol e dal tunnel in cui era caduta. La conduttrice vuole capire cosa l'ha spinta a chiedere aiuto e a salvarsi. Questa è la risposta di Rosalinda. All'inizio mi ha spinto l'amore che avevo nei confronti delle persone che mi circondavano. La presentatrice verte il discorso sulle questioni amorose. La Celentano spiega perché ama le donne. L'uomo. Tendenzialmente lo paragono più alla terra. È più. Non lo so, poi c'ha questa cosa che mi spaventa un pochino, questa cosa che rimane. Che si ingrandisce, ancora non l'ho capito. Non lo controllo, quindi è meglio lasciarlo lì, riposo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.